Franz West è sempre quando lui fa una cosa c'è sempre un seguito di persone, seguito di energie, seguito, e lui apre sempre nuovi luoghi, nuovi spazi. Perciò io mi sono sempre sentito vicino a Franz, perché praticamente aprire per andare non su quello che già conosci, ma su quello che non conosci. Quello significa portare una propria mentalità e condividerla. La cosa pazzesca è stata la mossa di Franz che ho visto a Parigi, al Beaubourg. Sono entrato i divani, la musica, e lui era con noi, Franz era con noi. C'era la vita, la vitalità, il desiderio di stare insieme, gli amici. C'è una cosa che lui riusciva a creare e che è riuscito ancora. Questa mostra vi invito proprio a visitarla a Parigi. Per me è stata un'emozione veramente fortissima. Questo paramento ha un colore, e questo colore è verde adesso. Allora, Franz, ogni volta che veniva, diceva: è un'occasione per poi fare un altro colore, per diventare adesso questo, e poi non, se n'è andato e è rimasto verde. Allora, anche anche la sedia con cui sono seduto, non se tu vedi colore, no? Africano. Mi ricordo che queste stoffe le abbiamo scelte a New York in una passeggiata che facevamo, un negozio di stoffe africane, no? E poi anche qui a Piazza Vittorio dove ci sono. Quindi ogni cosa non è casuale, è proprio una storia intorno a quell'opera, ed è questa sua presenza che è nelle opere stesse che abbiamo la fortuna di avere intorno. Ecco, quindi creare questa idea di stare insieme per Franz era fondamentale. Poeti, musicisti, artisti, questo era il mondo di Franz West. Allora, che dirti? Ti posso dire che il pavimento che vedi qui a via Conteverde 15, questo pavimento è fatto con il mosaico che tu vedi fuori a Piazza Vittorio, questo luogo dove adesso c'è RAM e Zerinzia. Era stato scelto per essere la casa di Franz West. Poi Franz, per problemi familiari, si decise così che doveva essere preso da qualcuno, e qualcuno siamo stati noi, perché non volevamo che questo luogo creato per lui andasse in un'altra dimensione.